famiglia Close! Ciao, buongiorno! Allora, benvenuti al secondo episodio di questa playlist, il nostro travel vlog. Come vedete siamo in strada e siamo a Mendoza, Argentina. Stiamo andando a prendere un ragazzo che abbiamo conosciuto ieri, un nostro follower con cui eravamo in contatto da diversi mesi. E è un ciclista italiano, si chiama Daniele e ora ve lo presentiamo. Come promesso vi presentiamo Daniele. Allora, eccomi, spiegaci un po' il tuo viaggio. Il mio viaggio inizia zaino in spalla, poi ho messo lo zaino sulla bici, poi ho messo la bici sul loro van e quindi adesso è un viaggio con quello che capita di trovare. Insomma, una matrioska, ecco. Esatto. E dove stai andando? Dove hai iniziato? Io ho iniziato in Colombia, adesso direzione Ushuaia, poi si ritorna dal Cile, poi di nuovo Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, ce n'è ancora per un bel po'. Un casino, insomma, la sua mappa è come la nostra. E sono in ritardo come loro sul programma. Quindi gli diamo un passaggio, se riusciamo, esatto, a far entrare la bici nel, esatto, van. Esatto, dobbiamo ancora vedere, dobbiamo però ancora almeno... vedere, gli diamo dei passaggi in giro, così almeno andiamo avanti con la stagione più velocemente tutti. Esatto, grazie. Siamo nella zona di Maipú, che è a sud di Mendoza, e stiamo andando a fare un bel tour delle vinerie. Ovviamente faremo le dovute pause con il van, eccetera, in modo da non ubriacarsi. Però qua abbiamo la nostra prima vineria, qua dietro. Adesso aspettiamo che ci aprano, e si chiama Bodega López. Andiamo a sentire. Questo, ragazzi, è il nostro tour. Siamo venuti a quello delle 11 del mattino e c'è già così tanta gente, è impressionante. Wow, noi che siamo venuti al tour in spagnolo apposta e non a quello in inglese per trovare meno gente al primo della giornata. Uff, in ritardo perché Marco era in bagno, come al solito. Non ti dico cosa mi è successo. Qui Marco, qui fuori. Profumo di casa. Profumo di mosto. Profumo di Piemonte. Ci stiamo già ubriacando. Ragazzi, 15 milioni di litri all'anno. Direi che si vede. Impressionante il quantitativo di macchinari, di spazio, di capacità che serve a fare tutto questo. Sembra che oggi sia proprio il primo giorno della stagione in cui arrivano i camion a portare l'uva e la vedremo, e siamo fortunatissimi perché di solito viene intorno al 5-6 di febbraio. Oggi è il 2 e già l'abbiamo, guardate.
sempre con la parola champagne. Facciamo un cheers. No, guardami negli occhi. Bodega Lopez, tour terminato, non è stato male, ci è abbastanza piaciuto, guida informativa, grande, molta gente naturalmente, però è l'unico tour in zona Maipù, quindi vicino al centro, gratuito e anche con il tasting gratuito, la degustazione. Quindi i vini non i migliori, però buoni, passabili, vini da pasto. Ci piace, andiamo a vederci la prossima. Siamo arrivati a Tempus Alba. Tempus Alba è un'altra vineria, sempre in zona Maipù, e a quanto pare ha un tour diciamo dove ti guidi da solo, diciamo, senza guida ufficiale. Però a lato qui abbiamo già la possibilità di vedere tutti i vigneti. E qui ci sta la dronata. E sti magnano. Questo è più dolce, buono. Siamo nell'area ricreativa, sono fatte apposta. Qua non si usano poi per la produzione, Dice sì, 40 gradi all'ombra. Cioè sono 36. Fortuna di essere sotto la vigna, perché altrimenti ci sarebbe da morire. Questo intanto continua a mangiare. Dio, ho finito. Guardali, guardali. I relitti. Nascondi le prove. Bravi, bravi. Così che si fa, eh? No, è gratuito, è offerto gratuitamente, gentilmente dall'azienda. Non vedo, mi sarebbe molto maleducato da parte nostra rifiutare. Esatto, è cortesia la nostra. Stesse. Abbiamo confinato Daniele qua dietro, In gatta buia. E che non c'è ancora la bicicletta, si sta ancora bene adesso. Chiudiamo, apriamo per me con il nostro guidatore Marco.
vamos. Destra o sinistra? Derecha. Derecha. C'è un muro. Non c'è un muro. Derecha. Siamo arrivati alla Bodega La Abeja, nostro prossimo stop. La prima bodega più antica di San Rafael, quello che si legge dall'ingresso. E andiamo a vederci anche quest'ultima grande realtà della Valle dell'Eco. Faremo questo sforzo. Di andare a bere ancora. Solo per fini culturali. Esatto. E professionali. Siamo dei bravissimi ragazzi, cioè. Versione argentina del tavernello, versione argentina della nostra lapigiana. Fruttato, sbaglio. Tra i bianchi quelli che sono venuti a rifinare, sai? Mm. Algo blanco per empezar a ver lo che sono i colori, así que ya empezamos a usar lo che ti aporte visual. Ahí ya eres con i cinque colori. È un vino bianco perfetto per i frittimisti ignoranti. Ci piace. Visita e degustazione estremamente interessante. Ok, conclusioni generali dei nostri tour vinicoli. Ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti. Sì, un po' storti ma ancora vivi. Allora, Mendoza assolutamente tappa da fare per gli amanti del vino, possibilmente il periodo migliore è marzo. Noi siamo qua a febbraio, qualcosa siamo riusciti già a vedere di qualche vigneto che veniva tagliato un po' prima. Per il resto comunque vale la pena in ogni stagione dell'anno per quel che mi riguarda. Prendete le vinerie, anche quelle gratuite, a meno che non dobbiate fare dei tour di tipo premium dove andate voi a tagliare il vigneto, voi che fate il vostro, diciamo, mix di vini per creare un blend, altrimenti se dovete fare il tour basico andate per quelle gratuite, perché ce ne sono di veramente molto professionali che sono completamente gratuite e includono anche la degustazione. Abbiamo assaggiato tantissimi vini. Promossa, ragazzi. Mendoza promossa. Assolutamente. Sì. Anche se appena mangiato. Sembriamo un tristi sbronzi. Ok, ma rifacciamo. Oddio, ok. Tanto anche gli occhiali che è meglio. Nel metà non si vede. Lol. Ok, ok, ce la possiamo fare. Credo di no. Ok. Ok, la stop. Adesso ruota inizia. Ma fanculo, Marco! Ma siete ubriachi! Ma fanculo, ho finito i vini di tutti, porca merda! Tu soprattutto! In bicicletta così, Angie! Sto morendo! Aiuto! Piango! Vuoi un po' di pomero? Adesso non riuscirò più a fare video per mezz'ora perché sto piangendo.
Bene ragazzi, questo è tutto da Mendoza. Un grande saluto, ci ritroviamo al prossimo video sempre qui sul canale di Close to Eternity. Ciao ragazzi, ciao, ciao alla prossima.